Cari amici del canale, oggi ci troviamo, come avete visto dal contesto, nella bellissima baita che avete già visto in altri video, e siamo sempre col panorama fantastico che non vi faccio rivedere. Però avete visto, di fianco a me c'è Rim Fisher ed è il proprietario di questa baita. Molti di voi hanno pensato che fosse mia, purtroppo non è così. È meravigliosa, fantastica, e lui mi ha dato il permesso di venire a fare le diverse riprese che avete già visto sul canale. Ebbene, Rim Fisher non parla italiano, quindi questo video oggi sarà un mix tra l'italiano e l'inglese, dove io farò a lui le domande. Lui viene dall'Olanda, è un olandese, è qui con la moglie e vengono 3-4 volte all'anno a godersi questo paradiso meraviglioso che si chiama Italia, che si chiama Abruzzo. Ebbene ragazzi, fra 4 secondi farò a lui tutta una serie di domande utilissime per voi amici del canale, ovvero: perché hai preso questa baita? Come viene alimentata questa baita? Quali prospettive hai per il futuro? Insomma, tutto ciò che ruota intorno, ovviamente, al nostro canale, cioè l'energia alternativa. Ci vediamo fra 4 secondi. Ok ragazzi, eccoci qua, e a questo punto iniziamo l'intervista a Rino, che è il proprietario della baita. La prima domanda che voglio fargli è questa: cioè, come mai hai scelto l'Italia, l'Abruzzo e questa baita? E la domanda sembra scontata, però voglio che la dica lui. Rino, why you choose this place? This place because it's beautiful, it's unbelievable. And it was a search to find it, but when we found it, we were sure this has to be the place for you. Ragazzi, quelli che sono anglofoni hanno capito beautiful place, cioè, questo è quello che pensano gli stranieri dell'Italia, perché in effetti lo shape, cioè tutto quello che è il panorama dell'Italia piace agli stranieri. Lui ha detto non è stato facile, ma alla fine quando ha scelto ha detto mi sono innamorato di questo e l'ha scelto proprio per la bellezza. Bene, la seconda domanda che voglio fare è questa: qui in questo posto non hai la corrente, quindi come mai ti sei attrezzato per fare questa per produrre l'energia elettrica? Hai delle competenze? È una cosa che già conoscevi o te la sei inventata qui in Italia? Sorino, are you competent in electricity, in alternative energy, and why you choose to avoid to be attached to the net and to be off grid? We like, of course, I like to be off grid because my footprint on the earth must be as small as possible. I don't like to pollute the world because this is a beautiful place and I like to keep it beautiful. And I read a lot about energy, and so I became. Also how to do it and so on. See how okay. to do it and where to find it even cheaper, and so I made my own installation. So you do it by yourself. Sì. Quindi ragazzi, ecco, questo amore per la natura è innanzitutto fondamentale, cioè gli piace, lui ha detto my foot on the world, cioè non mi piace calpestare la terra, ma essere quanto più green. E ha acquisito un sacco di informazioni su tantissimi canali, cultura personale, enciclopedie e quant'altro, e ha alla fine capito come funziona, come si fa, e l'ha fatto da solo. Non è un elettricista, quindi una volta che ha imparato si è applicato e con buona manualità chiaramente ha realizzato tutto l'impianto che andremo a vedere fra poco. Adesso chiederò al nostro amico Rino, tradotto in italiano ma il nome sarebbe Rin, ebbene gli chiederò se, visto che non è un elettricista, se è stato difficile per lui, come ha voluto sviluppare l'impianto, quali componenti ha scelto di usare, e avremo anche su questo impianto delle piacevoli sorprese per coloro che sono i beginner, cioè quelli che hanno iniziato da poco a fare impianti e ancora non hanno dimestichezza con il litio, col BMS e quant'altro. So Rino, I was telling to friends, since you're not an electrician, did you find difficult to make the installation? What kind of product you choose? What was your dream and what do you do? It was not too difficult because I was reading a lot and finding on YouTube some information, and I find all the stuff second hand in the Netherlands. Mm. So interrupt you. Ragazzi, ha detto una cosa fondamentale. Ha detto non è stato difficile perché ho letto tanto, ho acquisito la conoscenza anche in internet,
e dopo ho deciso di farlo e ho comprato Used Tools, ha comprato tutti i prodotti usati, quindi il suo impianto è fatto tutto da componenti, pannelli, batterie e quant'altro di seconda mano. Please, say, I spoke about what you said before. So and when then I started to assemble all the things I bought and see that it works perfectly. So it's not really difficult to do it. It's a normal thing. Ho comprato tutto usato, ho rispettato quello che avevo imparato e ho visto che funziona tutto perfettamente, è molto facile. Ragazzi, questa è una cosa importante. A volte, ragazzi, noi ci scervelliamo su piccoli dettagli, su pignolerie, che creiamo dei contraddittori, un sacco di messaggi, ma la nostra mission deve essere produrre la corrente. E avete visto come Rin ha detto, ragazzi, mi sono informato e poi pian piano, con calma, l'ho fatto, ho comprato tutti i prodotti usati che funzionano perfettamente. Adesso voglio chiedere anche da cosa è composto il suo impianto e poi, ragazzi, andiamo direttamente là dove ha fatto le installazioni. Voglio chiedergli da cosa è composto e cosa alimenta in questa baita. So Rin, what kind of stuff or tools you bought and what kind of installation you made? I mean, what tool you use? I bought the solar panels, of course. Pannelli solari. Sì. I bought a converter. To change inverter. I bought the regulators. Regolatore fotovoltaico solare. Sì. Two batteries. Due batterie. Sì. Lead acid. Sì. Ragazzi, non ha le litio, ha le piombo acido libero. Quindi pannelli fotovoltaici, inverter, regolatore solare e batterie al piombo. Quello che facciamo sempre tutto noi. Quindi io direi che il suo impianto, how many voltage is your 220 volt is the in-house, the inside, and battery 12. 12 volts. Quindi lui ha fatto un impianto 12 volt con l'inverter, ovviamente a 230. Quindi, ragazzi, una baita con pannelli sono 7. How many watts di solar panel? 180 each. 80 each. Yeah. E lui carica le sue batterie al piombo, fa andare un inverter da 2 kW e alimenta tutta la baita. Cosa c'è nella baita? What tools you have into this house? We have a washing machine. Quindi lavatrice. Refrigerator. Frigorifero. Lights. Luci. And television. Televisione. Video recorder. Video recorder, sì. Anche il videoregistratore. E poi anche telephone charger. Sì, telephone charger. Le cariche del telefono, la radio. Sì. Insomma. A normal house. That's enough. Allora, ragazzi, c'è da dire una cosa, lui non è qua fisso, quindi il sole con i pannelli lavora e tiene sempre belle cariche le batterie. Quando arriva, soprattutto nel clima che viviamo oggi, sempre pieno di sole, lui riesce a caricare e si fa una o due lavatrici a settimana, fa la televisione la sera, quindi tutto ciò che gli serve funziona. Con un impianto 12 volt e due batterie che andremo adesso a vederle insieme a tutto l'impianto, e direi niente male, perché è una casa che l'avete vista bellissima, ma di cui non manca niente, hanno anche la lavatrice e la televisione, quindi questo è importante. Voglio chiedergli se è rimasto mai senza corrente mentre è qua, perché quando viene qua non sta un giorno, ragazzi, sta 2-3 settimane. Generally you stay for a couple of weeks, sì. Sometimes 3. And do you remain without electricity one time or never? Never. 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 Sometimes I have a generator when it's dark for a long time. Yeah, then I can use it, but normally we don't use it. I have to run it sometimes because it has to run, but not because I need it. Thank you very much. Allora, ragazzi, ha detto che per precauzione si è comprato anche un generatore. How many watt is the generator? 2000 watt di generatore, ma ha detto non l'ho mai usato perché non siamo mai rimasti senza corrente. Quindi ovviamente se dovesse venire con 3 settimane in inverno di nuvoloso eccetera, potrebbe usarlo. Invece lui ha detto da quando sono qua non l'ho mai utilizzato. Chiaramente, ragazzi, tutto dipende sempre da come utilizziamo la corrente, se abbiamo sempre on o se ogni tanto andiamo calmi. Lo sapete, con l'energia che abbiamo gratuita del sole diventiamo sempre più energivori, quindi sarà quello che è la pianificazione di ognuno di noi valutare se questa è una baita o se deve diventare il sostituto di casa nostra con tutte le comodità. La comodità è bella, è piacevole, però se andiamo poi a calcolare anche una sorta di economia, non accendiamo mai il generatore e siamo veramente off grid
come nel caso del nostro amico Rin. Adesso ragazzi andiamo a vedere direttamente l'impianto con alcuni dettagli utili per tutti coloro che vogliono alimentare una casettina, una baita, il loro garage, la loro dépendance, sempre sfruttando il sole e mai attaccandosi alla rete. Buona visione, andiamo avanti. Ragazzi, questo ve l'ho già fatto vedere un paio di volte, il panorama che ha il nostro caro amico mentre si godono la colazione sulle due poltroncine là in fondo. E questa è l'installazione fotovoltaica, ragazzi, vedete qua ci sono i 7 pannelli che vi ho menzionato, vedete? Eppure l'esposizione è molto buona, l'angolazione è molto buona e riescono a produrre veramente tanta corrente. La cosa interessante è che uno di questi pannelli, ve lo faccio vedere da vicino, questo, come vedete ha preso umidità all'interno, vedete il numero 2? Ebbene, non ha ridotto la produzione, si vede proprio che c'è un velo di goccioline di acqua, eppure il pannello produce assolutamente. Quindi lui ha preferito non sostituirlo perché, vabbè, per il momento, poi vediamo in futuro che cosa vorrà fare. Questa è l'installazione. Se andiamo sotto i pannelli, vediamo la tipologia di configurazione che lui ha fatto. Andiamo sotto. Ecco ragazzi, questa è la configurazione. Da quello che vedo sono due paralleli, quindi probabilmente, adesso chiederò a lui, ma ci sono, dato che sono 7 pannelli, lui ne ha connessi 4 in parallelo e 3 in parallelo. So Rino, please tell us, you put 7 solar panel, they are probably 4 and 3 in parallel. Sì. That's okay. Quindi sì, mi conferma esattamente questo. Hai surriscaldamento, do you have some heat in the wire, something like that? Hai surriscaldamento cavi? No, but the regulators are not able to connect with the battery because it's too much power, so I have to change to split them. Ah, that's why they cannot go all seven on one. Yeah, so you split 4 and 3. Sì. Ok, praticamente ragazzi, mi ha citato il fatto che, dato che un regolatore di carica non riusciva a gestire tutti e 7, lui ne ha messi 2. Vi ricordo che lui ha comprato tutte cose usate, molto semplici, economiche. How much you spent for a regulator in Netherlands? Quanto hai speso per un regolatore? It's all second hand, I don't know, 50 euros or something like that. Ok, quindi ha comprato un regolatore di carica, adesso lo vedremo, per 50 euro. Ed è, io l'ho visto già prima ragazzi, è un Morningstar che costa veramente cifre alte, è molto buono, e lui ha speso 50 euro per un usato 60 amps. Sì. Ed è un 60 ampere, quindi figuriamoci, regge assolutamente più di questa installazione e funziona tutto perfettamente. Quindi 4 in parallelo, 3 in parallelo con 2 regolatori di carica. Adesso entriamo nel container che avete visto, lui ha adibito a stanzetta, vedete che ha fatto tutta una rifinitura di legno come si usa al suo paese, con la sua porta dietro, e questo è diventato una tettoia col parcheggio dell'auto. Bene, andiamo adesso dove ci sono i regolatori e vediamo un attimo i dettagli dell'installazione. Ecco ragazzi, questo è il container che lui ha adibito anche poi a camera da letto lì in fondo, e qui vediamo Rino che apre proprio il container ed eccoci all'interno del container ragazzi, nella parte superiore vediamo intanto questo banco di lavoro sempre comodo, e qui vediamo i regolatori di carica che vi avevo menzionato all'inizio. Questo è un Morningstar ed è un 60 ampere. Vedete che in questo momento c'è la produzione, qua si legge bene, ecco così, vedete 397 watt, stanno producendo i pannelli, 367, e questo è il secondo che non ha il display, che però funziona egregiamente. Sono semplici, sono stati usati da altri, comprati quindi di seconda mano, qui c'è anche il meter di questo, però non riusciamo a leggere in questo momento il display. E questo è il primo inverter che Rin usa ed è un 500 watt ed è della Master Volt, lo vedete qua, qui vedete anche le caratteristiche ragazzi, è un 12 volt 500 volt ampere, attenzione, non watt. E qui sotto abbiamo il secondo che è assolutamente della Victron, chiaramente Victron lo conosciamo benissimo. A questo punto ragazzi, le batterie sono molto grosse, molto pesanti, e queste sono batterie da 220 ampere in 100 HR, invece sono 170 ampere in 5 HR, ovvero se le usiamo in maniera
rapida, 5 kHz, loro sviluppano 170 Ah, invece usate in maniera molto lenta sviluppano 220 Ah. Bene, questo è un impianto molto semplice, ragazzi, un 12 volt fatto con prodotti usati, montato nel container, ed è un impianto che soddisfa tutto il fabbisogno e i consumi di questa piccola baita. La cosa interessante che vi faccio vedere di questa tettoia è anche il container che è stato utilizzato per realizzare una piccola camera da letto molto comoda, e su questo lato c'è la camera da letto e sull'altra invece del container vediamo tutti gli attrezzi. Questo è il legno di pino che è stato posizionato, vedete, in questo modo, realizzando quindi questo comodissimo locale ed è appunto il container. Gli ho già fatto i complimenti per quanto riguarda tutta la struttura, come è stata abbellita, e torniamo per le conclusioni finali esattamente sulla nostra postazione. Allora, ragazzi, avete visto l'impianto del nostro amico Rain. Il punto è questo, l'avete visto, siamo andati nel container dove lui ha posizionato le cose. Ora, se andiamo sotto il profilo tecnico, ovviamente ci sono tante cose da dire. Ecco perché quando giro i video nelle vostre abitazioni, nelle vostre baite, nella vostra barca vela, eccetera, non posso fare il giudice a casa vostra, lo faccio sul canale, tra virgolette, giudice, dove si evidenziano tutto quello che deve essere l'impianto, come va fatto, ma poi ognuno decide di farlo come vuole. Chiaramente voi, se decidete di fare qualche impianto di quello che avete visto nei video, rifatevi sempre sul canale per quanto riguarda quelle che sono le sicurezze. Ad esempio, lo sapete che combustibili, diluenti, alcol e quant'altro non vanno messi vicino all'impianto. E poi lo scopo di questo canale è andare sempre verso il meglio e sempre verso la sicurezza. Lo scopo qui è vedere come una baita viene vissuta da una persona che non vive in Italia e viene in questo paese meraviglioso con un bel panorama e quant'altro, e ha la sua corrente. Quindi anche voi, cari amici del canale, quando andate all'estero o in vacanza o in altre regioni, potete attrezzarvi con tutte le cose usate o nuove che potete comprare e allestire i vostri spazi, produrre la vostra corrente, alimentare i vostri elettrodomestici. Voglio chiedere un'altra cosa a Rino: se ha una pianificazione per il futuro o se il suo impianto così è sufficiente. Rino, this is your final countdown. I mean, it is the end of your job, or you want to increase, you want to do something more? I'm always reading and to know more, updating. So if there is something new, I will surely try it out, for sure. Ha detto: qui ho la mia corrente, non mi manca nulla, è oramai qualche anno che viene qua, quindi è contentissimo, però ama la cultura, fa sempre un update, cioè va a verificare se c'è qualcosa di nuovo, qualche prodotto, e come è successo anche in questo impianto, con quelle due batterie molto più potenti delle precedenti, lui acquista, modifica, eccetera, però con la dovuta calma, perché tutto funziona perfettamente. Ragazzi, un video breve, un video che vi ha fatto vedere la baita, dove ho girato e girerò, col permesso di Rino e di sua moglie Pauline, tanti video su questo canale, perché l'ambiente è bellissimo e concilia proprio con la natura e con l'energia alternativa. Quindi io vi rinnovo sempre l'invito a iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Rino, vuoi salutare? Do you want to greet the friends in Italian? Of course. No. Ciao. Ciao. Dai, try. Ciao, my friends. I hope you enjoy the information. Ciao era italiano, il resto era inglese. Ciao, my friend. I hope you will enjoy the information. Ciao, cari amici. Spero che gradirete tutte le informazioni ricevute. Grazie mille. Niente. Ecco. Ragazzi, al prossimo video. Ciao a tutti.